tricolore al vento e maglia azzurra in spalla. E ancora caroselli, clacson strombazzanti di auto in coda, fumogeni, fuochi d'artificio, cori e l'immancabile bagno nella fontana della palla di pomodoro. E c'è anche chi si è pure arrampicato sulla cima della sfera. Anche per Pesaro, come per tutte le città dello Stivale, la notte fra l'11 e il 12 luglio è stata notte di festa scatenata per il trionfo della nazionale italiana laureatasi campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia. A Pesaro, come prassi di ogni grande trionfo sportivo, Viale Trieste e la palla di pomodoro sono stati i luoghi del delirio azzurro. Luoghi del lungomare cittadino che ben prima dell'inno di Mameli risuonato nel tempio di Wembley hanno visto centinaia di pesaresi assieparsi davanti a TV e maxischermi di bar, pub e ristoranti. Prima per tribolare davanti ai 120 minuti dell'1-1 fra Italia e Inghilterra, poi per gioire sul tripudio emotivo dei calci di rigore. 15 anni dopo il mondiale vinto dall'Italia di Lippi, riecco dunque la festa azzurra grazie a un trionfo costruito da un marchigiano doc, Roberto Mancini d'Aiesi, che proprio quest'anno è diventato testimonial della promozione turistica della nostra regione. Insomma, dopo un mese in cui si è diventati ancor più fieri di essere italiani, essere pure marchigiani aggiunge un altro debordante carico di orgoglio.